Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci ritroviamo ancora una volta su Dissidia, Final Fantasy, Opera Omnia, questa volta la versione giapponese. Perché nella versione giapponese, come anticipato qualche giorno fa, oggi è uscita Realm. È uscita Realm con la sua nuova arma LD. Non c'è nessun evento collegato, o almeno in teoria non dovrebbero esserci eventi collegati. Lo andiamo a vedere insieme, giusto per farci un'idea della situazione corrente, ma in teoria non dovrebbero esserci eventi perché forse ci sono le coop, probabilmente hanno messo delle coop, vediamo se è così. Nope. E allora perché mi dice che c'è un evento che devo fare? Probabilmente sono le coop che devo completare qua perché non le ho fatte, giusto? Sì, infatti dovevo fare. Devo continuare a fare le co-op. Qua mi mancano le Cosmos, quindi va bene. Nulla di incredibile. Abbiamo la possibilità di sistemare il tutto dopo. Qui ovviamente abbiamo la novità, dato che comunque Realm e Kaizit oggi prendono il livello 90. Kaizit che è diventato un mostro, letteralmente. Kaizit fortissimo. Ora ovviamente io ancora non posso portarli al 90 perché l'orario ovviamente non l'ho modificato, siamo ancora con l'orario vecchio, cioè con l'orario italiano tecnicamente, però se dovessi modificare poi l'orario della versione giapponese avrei già la possibilità di portarli al 90, però dato che mi sto dedicando al global al momento, aspetto tranquillamente oggi pomeriggio e poi oggi pomeriggio andrò comunque a maxare i personaggi in questione. Ecco qua il banner della campagna autunnale, come potete vedere appunto lo sfondo con tipo la classica libreria, tutta a calduccio, visto che fuori fa freddo, dove abbiamo la nuova arma LD di Realm, la LD Rerun di Kaizit e poi ovviamente inclusa anche la Burst per quanto riguarda Vincent. Quindi abbiamo una free multi per vedere se riusciamo ad ottenere qualcosa. Ovviamente il free bronzino non mi aiuta. Andiamo a vedere anche le armi in modo tale da tentare di trovare la burst di Vincent, che in realtà mi piace. Oddio, è un'arma che, cioè, diciamo che comunque Vincent anche solo con LD si è dimostrato essere molto forte. Dato che comunque ha preso un bel rework in generale del personaggio e diversa potenzialità per quanto riguarda il suo follow up, i suoi debuff, eccetera, eccetera. Quindi un personaggio che è migliorato molto. Ok, abbiamo trovato solo la Hex di Realm, che non mi interessa perché io comunque la possiedo già maxata. Sarebbe stato bello trovare la BT qui. Ho 350 ticket oppure andare a pullare di gemme. Io in realtà Realm non mi interessa più di tanto come personaggio perché qui secondo me la vera star del banner è Kaizit. Kaizit lo hanno veramente veramente potenziato tantissimo, adesso addirittura è diventato con tutte le sue skill praticamente un 100% AOE, cioè fa praticamente le stesse cose dei gemelli se non meglio addirittura. Perché tira delle botte da comunque da 300-500k per ogni singola, diciamo per ogni singolo attacco. Quindi veramente, veramente forte. Realm utile, perché comunque anche per queste Feod in realtà potrebbe essere molto utile col fatto di riguadagnare sempre il turno tramite Sketch, attaccare più volte, avere tanti free turn a disposizione. Quindi effettivamente non sarebbe male come fodder tecnicamente in qualche feud, anche più vecchia tecnicamente. Per cui direi che possiamo fare 50 ticket della speranza, più per Vincent forse che per Realm, dato che comunque poi quando uscirà Edge probabilmente li pullerò di gemme. Con Edge credo di andare direttamente di gemme, perché Edge mi piace. Edge è figo, letteralmente uno forse tra i miei preferiti come personaggio del 4, in generale, per la sua storia, per il suo sviluppo, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente su di lui andrò di gemme.
anche per tentare comunque la burst di Vincent. Diciamo che da un lato sono stato fortunato a trovarla soltanto in una multi, la LD di Vincent, però da un lato, per una volta che mi interessa un personaggio, se avessi speso effettivamente qualcosina in più, non mi sarei lamentato più di tanto, ecco, mettiamola così. Ok, Realm, questa dovrebbe essere la 15 addirittura, sì. Per cui per una volta che potevo spendere magari qualche cosa in più, non, il gioco non mi ha dato la possibilità di spendere, perché il brutto comunque di avere un account, diciamo così, veterano, tra virgolette, no? Quindi avere la possibilità di avere già tutte le armi uscite praticamente nel gioco, ti fanno pullare sempre o quasi sempre praticamente solo per un'arma, e quindi cioè praticamente non pulli quasi per il personaggio nuovo, ma sembra che tu stia pullando addirittura per il personaggio vecchio. Questa è una cosa che è un pochettino particolare. Ora, caricamento lungo, ma che non credo abbia a che fare con qualcosa delle armi, non credo. Però Realm, personalmente parlando, oddio, non vorrei andare di gemme. Realmente non vorrei andare di gemme. Madonna mia, proprio questi ticket proprio malissimo stanno andando oggi. Sarà perché mi sto dedicando alla versione global e quindi il gioco adesso è geloso e non vuole, e adesso non mi vuole dare più soddisfazioni. Potrebbe essere, questa gelosia. Ah, questa gelosia. Niente, proprio ticket bruttissimi oggi, letteralmente ticket bruttissimi. Teoricamente ho queste 5.000 gemme che potrei tentare, però cioè veramente buttare 5.000 gemme così un pochettino mi fa male, se devo essere sincero, mi fa un po' male. Perché a sto punto tenterei veramente di andare almeno a 100. Almeno mi prendo la Power Stone. O 200 per prendere... No, 200 forse è anche un tantino esagerato. Però forse a 100, giusto per prendere la Power Stone, potrei anche arrivarci. Alla fine, se mi metto a considerare che Vincent l'ho trovato in soli 5K, ho risparmiato determinate risorse, per cui... potrei anche provare, potrei anche tentare questa roba. Va bene, dai, una multicina. Vediamo cosa succede. Orbo dorata. Vediamo se anche qui con 5K ce ne usciamo, sarebbe il colmo. Sarebbe letteralmente il colmo. Cioè, come se mi volessero impedire di trovare le robe dalla free multi per darmele dopo. Vabbè, niente, ok. E anche in questo caso, ovviamente, con 5K ce ne siamo usciti. Va bene, LD di Realm, ok, mi fa piacere perché è un personaggio in più che possiedo, però a questo punto Vincent rimane sempre più lontano, perché... Vincent proprio non mi vuole dare la BT in nessun modo, anche se tento di buttare risorse per ottenere la BT, sembra proprio che Vincent non mi voglia accontentare. Comunque, va bene, aspetteremo Edge. A questo punto pullerò direttamente di gemme da Edge, per cui speriamo che lì la BT di Vincent faccia capolino e mi possa effettivamente bussare alla porta e dire: senti, tieni la BT adesso, stai zitto e basta così. Quindi per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere passati e aver visto il video. Fatemi sapere come sono andate le vostre pull e io come sempre vi aspetto con il prossimo appuntamento o qui sul canale YouTube oppure sul canale Twitch. Bye bye.